Fate un cenno? Esatto, perfetto. Allora, bentornati. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale in videoconferenza ai rappresentanti di ARERA sui dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale. Avverto che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. E do quindi la parola al presidente Stefano Besseghini, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 20 minuti. Prego. Presidente, mi perdoni se la interrompo, dovrebbe attivare il Ora microfono. avevo l'audio disattivato. Stavo dicendo intanto buongiorno naturalmente a lei, colleghi. Grazie per questa ulteriore opportunità di approfondire un tema importante. Abbiamo, come noto, trasmesso ai ministeri competenti, alle commissioni, quindi anche alla decima, la rendicontazione dell'attività svolta appunto per intervenire su queste componenti degli oneri nel corso del 2021, perché in realtà la norma, come sapete, introduceva anche un pezzo degli interventi fatti a suo tempo per il Covid. Io, se siete d'accordo, quello che farei è di ripercorrere molto brevemente il documento di rendicontazione, assumendo che appunto di quello ci sia già contesta, quindi non ne farei un'illustrazione puntuale. Poi toccherei rapidamente un paio di domande che ci sono state anticipate, di cui pure abbiamo cercato di mandare ieri diciamo, gli elementi, e poi credo che forse le cose più rilevanti siano lasciate all'interazione, quindi alle domande che potranno venire dai membri della Commissione. Quindi cerco e spero di riuscire di condividere una, spero la vediate. Sì, la vediamo, Presidente, può continuare tranquillamente. Una brevissima sintesi, insomma, della relazione di rendicontazione, come vi è noto, è articolata in quattro capitoli, uno, diciamo, un po' generale di illustrazione del meccanismo di funzionamento dei meccanismi degli oneri, sia in termini di previsione che di raccolta, perché in realtà poi la comprensione di questi meccanismi è un po' un presupposto per entrare, ove necessario, nei dettagli. Il capitolo 2 riassume un po' lo stato dell'arte, e il capitolo 3 poi invece dà conto delle vari elementi attraverso una riorganizzazione degli elementi di rendicontazione con una logica di competenza, che è un po' la novità, diciamo, di questo approccio. Poi nel capitolo 4 c'è qualche considerazione per cercare di attualizzare l'informazione. Come ho detto, gli interventi sono stati diversi e numerosi, quindi abbiamo cercato nella rendicontazione di raggrupparli logicamente intorno ad elementi che avessero coerenza, e quindi una parte che riguarda l'attività delle quote fisse per le tariffe elettriche, che era stata fatta in realtà soprattutto in occasione della pandemia Covid. Vi ricordate, era un intervento legato alla gestione della fase di lockdown, e poi invece più recentemente, quindi sostanzialmente dalla metà dello scorso anno, le diverse manovre che si sono succedute fondamentalmente per un contrasto, quella che adesso possiamo sinteticamente definire crisi dei prezzi. E poi c'è il capitolo importante del rafforzamento del bonus sociale, sia componente elettricità che gas. Questo è un riassunto della tabella che trovate nella relazione, non mi ci soffermo, se poi fosse necessario ci torniamo. La sintesi sostanzialmente è che nel corso del 2021 il complesso degli oneri, quindi della componente ASUS e ARIM, esibisce un sostanziale bilanciamento delle esigenze di raccolta con le esigenze di raccolta dello stesso anno, e i due effetti in sintesi prevalenti sono un avanzo positivo di circa 650 milioni di euro sulla cosiddetta componente ASUS, che ricordo è quella di sostegno alle rinnovabili, e fondamentalmente dovuta all'evoluzione
del prezzo dell'energia elettrica. Ricordo in sintesi che una parte dell'ASUS risente dell'andamento di questo prezzo, nel senso che al suo salire diminuisce il fabbisogno e quindi evidentemente il contrario nel caso in cui il prezzo dovesse scendere, e invece la componente ARIM vede un disavanzo appunto di circa 450 milioni di euro, anche qui principalmente riassumibili nelle due componenti che invece lavorano in crescita per effetto della crescita del prezzo e quindi le agevolazioni per gli usi ferroviari, il cosiddetto elemento A4 e l'aumento degli oneri connessi al bonus sociale. Credo che sia utile richiamare un grafico che ci sia anche nella relazione, che dà un po' proprio il senso di questo andamento di come si aggiusta progressivamente la stima degli oneri di ASUS, quindi della componente legata alle rinnovabili, con l'evoluzione dei prezzi, perché questo è il meccanismo rolling, diciamo così, evolutivo, con cui l'autorità, appoggiandosi a previsioni che vengono fondamentalmente dal GSE, dalla Cassa in termini di stima e da altri indicatori, sviluppa in funzione dell'andamento appunto del PUN. Questo è l'andamento, è quello che è successo sostanzialmente nel 2021. Vedete che quando verso la metà di dicembre del 20 venne fatta la stima per quello che sarebbe stato il fabbisogno nel 22, c'era un PUN intorno ai 48,73 euro e un Presidente, fabbisogno mi quindi. scusi se la interrompo. È possibile Prego. eventualmente mettere a tutto schermo, la presentazione Ci così magari. provo, ma a volte ha effetti disastrosi, quindi mi trattenevo per quello, però se Ecco, per funziona. adesso la tecnologia ci assiste. Io Benissimo, no, no, ogni tanto salta per motivi non comprensibili, quindi proviamo a evitavo il. rimanere fiduciosi in caso No, 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 poi. va bene, volentieri. Grazie. E quindi si vede meglio adesso? Ok, Sì, prego. quindi stavo dicendo, e quindi qui si vede appunto come in occasione di ogni riaggiornamento, sostanzialmente con il riaggiornamento della stima di PUN, la curva arancione, il fabbisogno viene. Veniva sostanzialmente rimodulato. Il dato di dicembre 21 è quello che in qualche maniera, avendo ormai esaurito l'anno, dovrebbe dare conto, diciamo, dell'effettivo dinamica dell'anno. Vedete che però anche in termini di consuntivo la barra blu e il puntino rosso che stanno alla estrema destra del grafico, vedete che in sede di consuntivo qualche aggiustamento è ancora possibile perché, scusate, stanno passando le frecce tricolori, tra i 121 e 87 di stima di dicembre 21 e il consuntivo di 125,46 c'è qualche piccola differenza che poi ha un effetto anche no, naturalmente marginale sul fabbisogno. Questa, adesso scusate, ho il video, questa invece è la tabella 3.4 che sempre nella relazione riguarda la componente degli oneri gas e anche qui diciamo che l'elemento sostanziale è che si ha un bilancio sostanziale, insomma, tra le diverse componenti. Nel caso del gas, come sapete, gli oneri generali di sistema sono molto meno rilevanti sia in termini percentuali sulla bolletta sia in termini quantitativi assoluti e qui abbiamo alla fine, come vedete, un avanzo di circa 120 milioni di euro per la parte RET, che è quella di promozione dell'efficienza energetica, e di 140 per la parte di bonus sociale. Quindi sì. C'è un problema col video. Aggiunge poi richiamare, alla fine abbiamo fatto qualche considerazione relativa al 2022, che naturalmente è una fase ongoing, ancora in corso, e quindi fare le stime con la stessa logica di competenza è molto complicato perché sostanzialmente alcuni elementi non sono neanche completamente acquisiti,
E oltretutto, lasciatemi dire che se queste previsioni in tempi normali potevano anche un po' appoggiarsi su una certa stabilità dei mercati e dei prezzi, naturalmente tutto questo non ci aiuta in questo anno che, come avete ben consapevolezza, è caratterizzato da significative variazioni nell'andamento. Dal punto di vista poi degli elementi previsivi, naturalmente la stessa attività normativa che nel frattempo si sviluppa introduce elementi di ulteriore incertezza. Sapete che recentemente l'ISEE è stato aumentato, qui sto parlando naturalmente di bonus sociale, l'ISEE per l'identificazione della platea di spettanza è stato incrementato da 8.250 euro a 12.000 e è stata introdotta, ai tempi della rendicontazione non era ancora chiusa, insomma, più decreto, ma insomma adesso è acquisito, stata introdotta questa applicazione retroattiva del bonus sociale che di fatto aumenta gli oneri per quanto riguarda anche il primo trimestre. E quindi questi sono tutti naturalmente elementi di cui bisognerà tenere conto in maniera evolutiva. Prima di passare agli elementi integrativi, richiamo solo brevemente la vostra attenzione sul fatto che in coda al documento di rendicontazione, utilizzando l'ambito dei poteri consultivi di segnalazione, abbiamo svolto anche qualche considerazione su possibili aggiustamenti della norma che termina questi documenti di rendicontazione. A cui richiamo la vostra attenzione per eventuali valutazioni, soprattutto relativamente alla componente dove si chiede all'autorità di rendicontare l'utilizzo di risorse nell'arco di 30 giorni dalle decisioni assunte dal governo, che è un elemento, come credo si sia facilmente apprezzato dagli elementi che io adesso più ho sinteticamente ricordato, ma sono molto più diffusamente descritti nella relazione, risulta incompatibile con qualunque tempistica reale di implementazione. A 30 giorni dalle definizioni, dei decreti, molto spesso non c'è neppure prevista l'assegnazione delle risorse, quindi, siamo molto lontani dalla possibilità di fare, una rendicontazione, puntuale. Interrompo la condivisione di questo documento e passo rapidamente all'altro, abbiate pazienza solo un secondo per le tecnicalità necessarie. Allora, penso dovreste vedere un titolo integrazione della relazione di Sì, lo rendicontazione. vediamo. Lo metto tutto schermo. Sì. Allora, precedentemente, questo è il documento che vi abbiamo sostanzialmente trasmesso ieri sera, risponde, cerca di rispondere alle richieste di approfondimento che erano già nel frattempo state formulate, sostanzialmente riferite a una definizione delle componenti dell'ARIM per anche gli anni 2020 e 2019, analogamente per gli oneri gas, e alcuni chiarimenti sull'intervento straordinario del secondo trimestre 2022 sulla componente UG2. In realtà il documento, come immagino abbiate visto, prende in considerazione il periodo 2018-2020, sostanzialmente 2021, questo perché nel 2019 c'era la coda di un effetto di un intervento straordinario svolto nel 2018 e quindi se avessimo limitato a quei 2 anni ci sarebbe stata un'evidenza un po' distorta della dinamica. Ora, naturalmente questo credo emerga molto bene dalla relazione e dalle parole che sto dicendo. Inevitabilmente, dovendo avere a che fare con la dimensione evolutiva della componente degli oneri dei loro impieghi, che evidentemente risente anche fortemente di dati normativi che progressivamente vanno definendosi, la possibilità, cioè la necessità di avere questa visione trasversale risulta
assolutamente fondamentale. Allora, la prima tabella che richiamo qui appunto ricostruisce sostanzialmente l'andamento delle varie voci per la componente ARIM per i diversi anni, quindi 18, 19, 20, 21. Non starei a dare una lettura puntuale, vado agli elementi forse principali che sono legati al fatto che nel 2019 il gettito di ARIM ha un andamento superiore rispetto allo standard perché recupera un intervento straordinario che era stato fatto nel secondo semestre del 2018 di azzeramento per cercare di contenere una fase di stress sui prezzi che si era determinata in quella fase. La ragione di questi interventi è fondamentalmente legata al fatto che l'autorità ritiene sempre prevalente l'interesse di dare un segnale, come dire, di stabilità all'evoluzione delle componenti tariffarie che poi riguardano gli utenti, naturalmente, per quanto possibile e quando è possibile, perché non sempre o per intensità o per volume le cose sono appunto implementabili. Nel 2020 invece c'era stato un sovraggettito, perché forse chi segue i temi con più specificità, era una fase in cui i certificati bianchi dell'UC7 è la componente che finanzia la componente dell'efficienza energetica, i certificati bianchi avevano una evoluzione di prezzi violenta e quindi per poter garantire la copertura necessaria, necessario determinare questo sovraggettito che poi in qualche maniera è stato abbastanza violentemente interrotto dai provvedimenti che sono intervenuti nel 21 essenzialmente, che stabilizzando il prezzo dei certificati bianchi ha reso non più necessario ricorrere a questa componente di raccolta. Un altro elemento di valutazione naturalmente è il fatto che nel corso del 2020 invece abbiamo avuto un po' l'effetto contrario rispetto a quello che stiamo sperimentando in questa fase, anche se su una fase temporale un po' più limitata, il PUN si è abbassato per effetto naturalmente della domanda che scendeva per le note vicende del lockdown, e quindi c'è stata una necessità di sovraggettito da parte della componente ASOS. Dovendo tirare un po' una sorta di conclusione, che non vuole essere una conclusione, ma insomma una prima valutazione, i valori economici in gioco, come vedete, sono assolutamente significativi, ma sostanzialmente ci sembra di poter dire che tra le stime di esigenze e necessità di raccolta sia un effetto tutto sommato equilibrato, più che ragionevolmente equilibrato. Va detto in realtà che poi a partire dal 2018 è intervenuto nella componente di gestione degli oneri anche un elemento di gestione della morosità, che è un effetto legato a una serie di sentenze, a una vicenda molto lunga, insomma, di gestione di elementi di passività che si erano determinati sulla gestione della filiera degli oneri generali di sistema, che non aveva avuto una grandissima evidenza perché il meccanismo vigente prevede che la filiera versi comunque gli oneri generali di sistema in base ai fatturati, ma che quando si è determinato il meccanismo per dover riconoscere gli indennizzi a chi aveva appunto versato componenti non riscosse dal cliente finale, ha determinato un ulteriore aggravamento degli oneri di cassa per provvedere a questi elementi che qui abbiamo per semplicità rappresentato come un'unica voce. Andrebbero naturalmente eventualmente distinti per singola voce, ma per i fini di oggi ci sembrava sufficiente questo tipo di indicazione. Vengo infine alla tabella
degli oneri generali di sistema gas. Qui valgono un po' le stesse considerazioni che ho fatto precedentemente, sia per l'intensità, diciamo così, assoluti, sia per il fatto che appunto percentualmente le componenti tariffarie sono abbastanza limitate. Quello che però affligge, se volete, il settore gas ulteriormente rispetto al settore elettrico è un meccanismo, se possibile, ancora più lento di retroazionamento tra le decisioni tariffarie che vengono assunte dall'autorità e le effettive disponibilità in cassa delle risorse per tutta una serie di motivi legati anche alla tipologia, insomma, del settore gas, alla modalità e alla maggiore diversificazione, insomma, che caratterizza questo settore. La componente principale che riguarda, che interessa, insomma, questo settore è quella della componente che riguarda l'efficienza energetica, è quella che viene sinteticamente chiamata componente RERET, ed è diciamo così, una componente che in realtà, per effetto degli azzeramenti decisi nel corso del 21, ha conosciuto una significativa modifica, peraltro modifica che si è agganciata a una previsione già in essere che dal 1 gennaio 2022 ci sarebbe stata una significativa riduzione di questa componente. Credo di aver toccato tutti i punti per quanto riguardava la parte, diciamo, di ricostruzione storica. Un ulteriore quesito riguardava un chiarimento sull'intervento straordinario fatto nel secondo trimestre 22 sulla componente UG2. Naturalmente i dettagli sono, come sempre, disponibili nelle delibere che vengono pubblicate nelle schede tecniche di accompagnamento delle diverse decisioni tariffarie dei vari trimestri. Qui, diciamo, richiamo soltanto il fatto che alla luce della indicazione che è stata data dal governo di fornire all'autorità elementi di approfondimento sui contratti di approvvigionamento, si è introdotto, diciamo così, un intervento straordinario su questa componente UG2, con una componente di segno negativo sugli scaglioni di consumo fino ai 5.000 standard metri cubi annuo, applicando questo tipo di intervento alla totalità dei clienti finali. E quindi un intervento che non guarda strettamente unicamente la componente di tutela, ma proprio per evitare distorsioni tra i due mercati, si è introdotto un meccanismo che ha ridotto l'impatto della spesa per tutti i clienti finali, sia quelli forniti in tutela che sul mercato libero. Naturalmente si è scelta questa strada anche perché era chiaro, insomma, poi l'elemento di urgenza che accompagnava questo tipo di provvedimenti, ed è un intervento palesemente straordinaria e fortemente collegata alla situazione di crisi che stiamo vivendo. Naturalmente questo intervento, che ha avuto luogo dal 1° di aprile e quindi interessa al trimestre aprile-giugno, poi sconterà le valutazioni che verranno fatte, che sono in corso, del monitoraggio a cui facevo cenno. E da questo monitoraggio poi verranno gli elementi per considerare con successivi provvedimenti o interventi regolatori, ma anche legislativi che si dovessero determinare per il contratto della crisi dei prezzi, sostanzialmente. E naturalmente questa fase sono state utilizzate transitoriamente alcune disponibilità finanziarie in giacenza, ma come previsto dalla delibera, sarà poi compito di un successivo provvedimento identificare le modalità, i tempi di restituzione, i costi di spettanza delle risorse che sono state impiegate. Credo che questo, esatto, concluda la presentazione, che adesso cerco anche di interrompere. Credo che questo sia il panorama che ho cercato sinteticamente di svolgere.
ringrazio dell'attenzione e naturalmente rimango a disposizione sia per domande sia per eventuali Benissimo, chiarimenti. Presidente. Grazie. La ringrazio. Allora io a questo punto avrei iscritti a parlare Sut e Crippa, però a quanto ho capito Sut forse ha ritirato il suo intervento. Sì. Buongiorno Benissimo. Allora, onorevole Crippa, prego. a tutti, mi sentite? Sì, grazie. Sì. Ok, mi dispiace, non Conosco posso bene, attivare l'audio. teoricamente si dovrebbe accendere la telecamera, però garantisco io sulla sua voce, Presidente Crippa. Sono qua, ma sono in auto, quindi per qualità del segnale preferirei togliere la Sì, videocamera. può continuare. Grazie. Eccomi. Allora, grazie a tutti, ringrazio l'autorità per la relazione svolta e per le integrazioni mandate. Partirei con cinque diciamo, quesiti e puntualizzazioni che mi vengono leggendo sia la relazione che l'integrazione che ho potuto visionare solo da ieri sera a tarda serata. Allora, partiamo dai dati del 2022. Io comprendo quanto affermato nella relazione del 16 maggio, che non è possibile ovviamente una rendicontazione del 2022, però la norma sulla rendicontazione parla di una cogenza dal 1° giugno con periodicità dei 30 giorni, come anche il Presidente ha citato. Io credo che sia opportuno che quantomeno ci vengano forniti dei dati previsionali sul 2022. Questo perché, ad esempio, per quanto attiene il primo semestre del 2022, segnalo che a pagina 10 della vostra relazione, a conclusione del paragrafo 1.4, viene scritto in maniera inequivocabile che la stima delle esigenze di competenza per l'anno in corso viene aggiornata almeno ogni trimestre. Allora io sulla scia di questo aggiornamento trimestrale, che sicuramente almeno per quanto attiene il primo trimestre del 2022 è già stato elaborato e in possesso, credo sia opportuno fare un'integrazione documentale tabellare con quei dati previsionali aggiornati, sia per quanto attiene le stime di esigenze di competenza che le stime di gettito. Questo perché è estremamente importante per noi comprendere l'evoluzione, specie nel 2022, delle voci, dato che ad oggi sono stati stanziati solo nel 22 6 miliardi a copertura degli oneri, quindi credo sia estremamente importante anche che venga fornito con modalità di previsionale alla luce delle stime aggiornate che avete voi ogni trimestre, quindi con tutte le cautele del caso, però un quadro di aggiornamento credo sia estremamente necessario vista l'entità delle risorse. Per cui questa è una richiesta che vi faccio. Alla luce di questa indicazione precisa, perché serve ovviamente comprendere come l'indicazione, ad esempio, riferita al primo trimestre del 2022 sia la stessa di esigenza di fabbisogno, quantomeno come copertura caricata sul bilancio dello Stato del secondo trimestre. Quindi anche questo a noi servirebbe comprendere meglio come l'aspetto evolutivo di questa partita cambi al cambiare del PUN, dato che ci sono state delle evoluzioni importanti tra lo scenario del primo trimestre e lo scenario del secondo trimestre con l'andamento del PUN. Sempre poi, alla luce del vostro aggiornamento periodico delle stime delle esigenze di cassa, chiedo di conoscere, diciamo, la motivazione dell'allocamento dal bilancio dello Stato, appunto, come dicevo, di questa medesima quantità. Quindi, come mai hanno allocato la stessa quantità sul 2022, il primo trimestre, sul secondo? Andando sui dati del 2021, quindi quelli forniti, vi vorrei chiedere questo, perché nell'integrazione trovo una discrasia rispetto a dei dati forniti dalla tabella. Allora, i dati del 2021 sono molto puntuali, cerco di essere preciso in modo tale che ci capiamo meglio. Nella tabella 3.2 della rendicontazione non coincidono con
con quelli della tabella del documento di integrazione. Questo totale fabbisogno e totale gettito. Potete spiegare perché c'è questo disallineamento? Perché la richiesta che avevo avanzato e che vi era stata anticipata era di riprodurre l'intera tabella 3.2 agli anni precedenti. Notiamo invece che il totale sull'anno del 2021 non coincide tra la tabella del documento originale e quella dell'integrazione. Sostanzialmente mancano 379 milioni e manca il dettaglio della stessa voce, diciamo sconto Covid, tariffe di rete sugli anni precedenti, che invece viene riportata nelle note del documento originario alla tabella 2.1. Quindi mi serve comprendere come mai questi totali non tornino sullo stesso anno e quindi vi richiedo di riaggiornare completamente quanto avete fornito nell'integrazione rispetto alla completezza della tabella 3.2, quindi tralasciando l'ultima parte che era quella dello sconto Covid. Per quanto attiene invece la componente UC7 dei certificati bianchi, è stato detto che sostanzialmente emerge un extragettito in 4 anni di 1 miliardo. Però nello specifico vedo che nel 2020 e il 2021, che ha visto anche dei contributi da parte del bilancio dello Stato, questa differenza fra il fabbisogno e il gettito è di circa 600 milioni rispetto a quanto più incassato rispetto a quanto di fabbisogno. Alla luce di questi dati 2020 e 2021, cioè, io mi aspetto che questi siano ancora risorse disponibili. Quest'anno invece, come fanno ad esserci soltanto 304 milioni nella tabella finale? Vado in un altro interrogativo. Alla tabella pagina 3 dell'integrazione della morosità degli oneri elettrici viene quantificato questi 880 milioni. Io sinceramente, Presidente, qua ho delle grosse perplessità perché non riesco a vedere come mai non sia mai stata caricata nell'esigenza di raccolta di nessun anno, mai esca, oltretutto nemmeno caricata nell'esigenza del 21, mai esca fuori extra tabella con un totale di 880. Cioè io mi aspetto che, dato che sempre alla famosa pagina 10 voi parlate di stime che vengono periodicamente aggiornate sia di fabbisogno che di gettito, quantomeno mi aspetto che questi 880 milioni che non arrivano con un fulmine a ciel sereno, ma sono spalmati nel tempo, ce li ricordiamo tutti. Personalmente ho seguito molto bene i casi Green Network e Gala. Tra l'altro l'ultimo, su cui ci fu anche un articoli di stampa importanti che andarono a comprendere come mai ci fosse stato questo accordo tra le parti che avesse scontato una grossa parte di quegli oneri, ma stiamo parlando di marzo a giugno del 2021 come periodo di quella situazione e non lo vedo nei fabbisogni quel costo. Trovarlo in fondo mi fa comprendere che c'è qualche problematica rispetto a questa gestione, quindi vorrei capire, visto che voi avete deliberato con la delibera 50 del 2018 un apposito conto presso la CSEA per coprire questo tipo di morosità, vorrei capire se questo conto non è già teoricamente sostenuto e finanziato da qualche componente tariffaria e poi comunque credo debba essere inserito almeno nelle previsioni periodicamente, non posso trovarmelo in fondo a una tabella come aggiunta. C'è questa voce di 880 milioni perché quella proprio sconvolge quantomeno l'andamento di gestione. Vado sul meccanismo di sconto UG2 che ha chiuso il suo intervento, Presidente. Le risorse stimate, no? Quindi ho letto, siamo nell'ordine di 250-300 milioni. Mi sembra che su questo tema abbia fatto un elemento ulteriore di chiarezza proprio oggi, cioè sostanzialmente quello che in qualche modo è stato un abbassamento di costi in un periodo emergenziale, e io ribadisco, che
che non è andato a intervenire sul prezzo del gas, nel senso di importazione. La norma ovviamente sul reale costo delle materie prime approvata dal Parlamento è successiva e quindi si è scelto di andare avanti con gli strumenti legislativi che c'erano allora di indicizzare il TTF. Quindi l'unico elemento che avete messo in campo rispetto a quel periodo storico è stato quello di abbassare questa componente UG2. Però oggi scopriamo che è stata in qualche modo un prestito con i soldi dei consumatori e questo prestito lo pagheranno sempre i consumatori stessi. Quindi Un attimo perché abbiamo perso Crippa, quindi un attimo di pazienza perché purtroppo, Presidente, come vede, la tecnologia ci assiste, ma non sempre. Presidente Crippa, mi sente? Provo un attimo a contattarlo per vie traverse e gli faccio sapere al volo. Posso dirvi, se vi rincuora, che ho stabilito un contatto con il presidente Crippa tramite il cellulare. Vediamo un attimo se riesce a. Perché se non ho capito male, lui era In macchina, mi in pare. macchina, sì, perché si stava spostando e quindi aveva questo spostamento improrogabile e purtroppo ha un po' di problemi con la Mi connessione. sentite? Sì. Fino a dove eravamo arrivati? Spero sia almeno la UG2. Esattamente la UG2. Perfetto, ok. Allora, niente, stavo concludendo sul tema della UG2, quindi è stato ovviamente palesato come si tratti di una sorta di prestito con soldi dei consumatori che questi, alla luce della normativa attuale, dovranno ovviamente restituire nel tempo e quindi ci sarà una sorta di spalma gestionale. Io credo su questo punto serva una maggiore attenzione e riflessione alla luce della nuova norma che prevede il calcolo delle tariffe sul prezzo, sul reale costo delle Presidente Crippa, purtroppo la stiamo riperdendo a tratti, quindi se lei riesce un attimo a risolvere questa cosa, perché purtroppo noi siamo in diretta, quindi non tanto per noi, ma per chi ci segue da casa diventa un problema. Scusate, ma non si sente nulla. No, il presidente Crippa, purtroppo non stiamo avendo serie difficoltà. Ma puntato perché lui pensa che stiamo ascoltando, invece non stiamo ascoltando, lo dico per lui. Sì, è il tempo che gli arriva la mia voce. Non appena gli arriverà, capirà che non sentiamo nulla. Vediamo un attimo. Altrimenti saltiamo. Vediamo, datemi 30 secondi. Va bene, io purtroppo vediamo se il presidente Crippa ci sente, altrimenti andiamo avanti perché purtroppo non lo sentiamo. Sì, io ho terminato comunque, ho terminato. Se mi avete, era una riflessione sul fatto che la UG2 non dovesse in qualche modo servire come gestione di prestito finanziario, ma si dovesse intervenire e agire sul prezzo non più indicizzato al TTF, ma sul reale costo della materia prima, perché quello non è un prestito che pagano i consumatori. Tutto qua. Presidente, la ringrazio. A questo punto io vedo se ci sono altri deputati che intendono intervenire, altrimenti io andrei direttamente alla replica del nostro ospite. No, benissimo. Presidente, prego.
Sì, grazie. Intanto spero che l'onorevole Crippa, il presidente Crippa ci senta. Allora, mi pare che in sintesi la domanda, diciamo, di riconciliazione della tabella 3.2 2021 con quella 2021 che sta nelle integrazioni, a parte che naturalmente fa fede la relazione formale, credo che la differenza sia legata a questi 379 milioni di euro che sono riferiti a una componente di sconto Covid sulle tariffe di rete, di cui si è data complessiva evidenza e penso che non sia stato riportato nella tabella ONU generale di sistema elettrico dell'integrazione, perché quella la si è limitata sostanzialmente alla componente ONU generale del sistema. Faccio naturalmente con gli uffici un doppio check per essere sicuro di non aver dato un'informazione sbagliata, ma credo che quella sia l'unica differenza, perché in effetti i totali che riguardano le sole componenti ASUS e ARIM ritornano come è doveroso perfettamente. Questo lo dico anche per richiamare l'attenzione anche della Commissione sul fatto che poi le dinamiche, diciamo così, finanziarie che entrano in gioco nelle diverse partite sono di diversa natura. Quindi credo che qui fosse stata indicata, intendo nella relazione, perché erano delle manovre ancora riferite a interventi del governo nella fase Covid, di cui evidentemente c'è stato un recupero nel corso del 2021. Però, diciamo, se fosse necessario, facciamo un focus particolare su questo. Sulla seconda domanda mi pare fosse principalmente sulla Q7 e quindi sull'andamento degli oneri generali del sistema che riguardano la parte di efficienza energetica, però devo dire che forse mi è sfuggito. Mi è sfuggita la chiosa, nel senso che si investa sicuramente questo extra gettito. Non ho capito, in realtà poi mi sono perso, andrò a risentire la registrazione a questo punto, magari su questo lasciatemi. Se volete posso rifare la domanda. Se Se può mi fa un favore, perché ho capito. viene dal presidente. Sì, prego, prego, onorevole Crippa. La domanda era che il 2020 e il 2021 alla fine portavano un maggiore gettito di 600 milioni e questi 600 milioni sono superiori rispetto ai 300 che vedo in fondo come gettito in accumulo, quindi teoricamente io mi aspetto che a gennaio del 22 abbia questi 600 milioni per quanto attiene la voce dell'efficienza energetica. Questo è un po' l'elemento che volevo comprendere, mentre vedo che c'è soltanto 300 come quantificazione complessiva. No, adesso onestamente non riesco a ritrovarmi sui 300 delle tabelle, quindi probabilmente 300 totale. lasciatemi riprendere questo punto in maniera puntuale e dare un'integrazione, perché altrimenti diventa molto complicato allinearsi così. Mi pare che l'altro punto fosse adesso mi sono detto la questa devo ricordarmi, non me lo sono segnato. Vabbè, allora intanto vado direttamente al tema dell'UG2 che è l'ultimo toccato. No, scusate, la questione mi è venuta in mente la questione degli adeguamenti 2022 per quanto riguarda le varie componenti. In realtà almeno per la parte ASOS, la riprevisione viene formulata nelle schede tecniche di aggiornamento, quindi sia quella che sia i dati PUN che il fabbisogno di ASOS stanno nella relazione tecnica che
dell'aggiornamento di marzo, a questo punto quello più recente che c'è stato nel 22. Adesso non ricordo i numeri di dettaglio, però mi pare che a marzo fosse stata fatta una stima di ASOS che stava intorno ai 7 miliardi e mezzo e un PUN medio, calcolato su un PUN medio di 227. Questo a fronte degli 8 miliardi, anche qui lasciatemi un po' di approssimazione, ma poi naturalmente sono tutti numeri che possiamo recuperare, quindi certamente c'è modo di ricostruire, diciamo così, le previsioni che vengono fatte, che tra l'altro sono pubbliche e rese disponibili nel corso delle varie approvazioni che vengono prese. L'altro punto mi pare fosse quello della CIMOG. La CIMOG è una componente, in realtà non è una componente, è un conto che in qualche maniera si manifesta per effetto appunto dei vari interventi previsti e quindi non ha un suo riferimento in termini di componente, se questa è la domanda, ma entra nella valutazione ovviamente delle necessarie fabbisogni a cui è necessario dare copertura e, come ho detto, si è manifestata in un accumulo di esigenza sui diversi conti di Xea negli anni precedenti e poi da un certo momento la sua manifestazione. Per cui credo che questa sia la spiegazione, non è inserita specificatamente in una componente tariffaria, ma naturalmente sarebbe ascrivibile in termini di necessità di restituzione da parte di ogni singola componente. Ma ci è sembrato un esercizio di dettaglio francamente estremo rispetto a manifestarne la necessità. Naturalmente è collegato anche il direttore Oglietti, se ritiene di poter integrare su qualche elemento ben volentieri, perché naturalmente su qualche passaggio posso essere stato impreciso, lascio a lui se. Soprattutto magari sulla parte CIMOG, che forse è quella più da capire. Sì, grazie. Allora, provo a integrare. Allora, mi riferisco innanzitutto al 300 e 300 milioni a cui faceva riferimento, mi pare, il presidente Crippa, che derivano, se ben capisco, è il numero che c'è in basso nella tabella di integrazione dell'immagine inviata ieri sera. Quello è un esito di un avanzo che somma l'effetto di 4 anni, quindi l'avanzo della rendicontazione 2021 è un'immagine a sé stante delle entrate e delle uscite in qualche modo dell'anno. Qui abbiamo, come era stato richiesto inizialmente solo sulla RIM, ma in realtà ritenendo opportuno dare un quadro più completo, cercato di dare un'immagine che coprisse 4 anni, e quindi quello è in qualche modo il risultato di 4 anni, non è il risultato del singolo anno. Per questo non sono di per sé numeri che tra di loro sono coerenti, perché sono una sequenza di eventi, ma non è. Ma mi scusi, però le somme più o meno ancora riesco a farle. Mi scusi, Presidente, posso intervenire Sì, perché onorevole credo serva Crippa, chiarezza. No, proviamo a metterci un per po' far tutti chiarezza nella d'accordo, domanda, perché io. perché abbiate pazienza, se si fa la media sui 4 anni, mi Non aspetto che sento. allora, se non ci fosse stato questo disavanzo, avrei a quel punto gestito, sarebbe stato sotto di 300 milioni, quindi avreste sbagliato la quantificazione degli oneri di 300 milioni se non avesse avuto un disavanzo quantificato a dicembre del 2021. Lei mi sta dicendo questo, dottor Oglietti, mi spieghi, eh? No, allora io quello che No, so. no, scusate, scusate se vi interrompo però, attenzione, perché qua siamo in una seduta di commissione, è giusto che ognuno faccia la sua parte. Io purtroppo devo fare la parte di chi in questo momento vi deve anche moderare la seduta di audizioni. Proviamo a non parlare come se fosse una call, nel senso che il Presidente ha parlato, poi è intervenuto il Presidente Crippa, adesso arrivano le risposte dagli ospiti. Presidente Crippa, se lei vuole definitivamente fare un'ultima domanda la fa, altrimenti se ci mettiamo a fare qui una call non ce ne usciamo più. Quindi dico, lei tra l'altro sa meglio di me come funziona, quindi proviamo un pochettino a mantenerci. Non so se vuole integrare qualcos'altro, così facciamo rispondere definitivamente gli ospiti.
Se posso, credo che i punti siano chiari, Ma un magari. secondo, Presidente, perché sennò ci perdiamo. Se il Presidente Crippa ha finito, io faccio continuare gli ospiti e poi andiamo a chiusura. E ovviamente io poi chiederò anche agli ospiti un contributo scritto in risposta a quelle che sono le domande di Crippa, così almeno abbiamo, se dovete inserire più dettagli, abbiamo più dettagli. Tutto bene, Presidente Crippa? Possiamo andare avanti? Va bene, allora io direi continuiamo con il presidente Beseghini, dopodiché se c'è qualche altra audito che vuole intervenire me lo chiedete e io vi faccio intervenire. Prego. Beh, no, beh, l'ultimo punto che mi pare fosse stato sollevato era quello appunto della componente UG2, dove devo dire erano tutti elementi noti in sede di delibera, nel senso che naturalmente quello che io ho aggiunto oggi non c'è nulla che viene aggiunto rispetto a quello che era stato deciso e reso evidente nella delibera, e naturalmente gli elementi previsionali sono quelli che rilevano per decidere poi come verranno coperte le eventuali giacenze che vanno integrate. Quindi credo di aver toccato quasi tutti i punti. Se naturalmente adesso cercheremo di fornire gli elementi più puntuali, numerici, di spiegazione. D'altra parte, capite che fornire questi elementi in forma tabellare, sintetica, su elementi che hanno una dinamica estremamente variabile, molto influenzata naturalmente da una comprensione di come quella tabella che voi vedete come una sintesi, tutto tranne che una tabella di cui è facile fare le somme delle righe e delle colonne, perché ogni numero manifesta una sua dinamica di cui in qualche maniera bisogna inevitabilmente tener conto. Naturalmente, disponibili a fornire tutti gli elementi di analisi e di approfondimento, è importante capire qual è l'obiettivo a cui stiamo cercando di arrivare in maniera da poterlo più facilmente adempiere. Credo sia tutto, grazie. Allora, Crippa è caduto poco fa di nuovo in connessione. Io credo di andare a chiusura, a meno che qua adesso è arrivato Crippa in commissione, se vuole concludere, però dico. No, io chiedo solo che vengano date le risposte scritte Ok, perché allora benissimo, il deputato. Sì, va bene, prego, e no, chiudiamo. solo per chiudere, poi vi chiedo ovviamente i contributi scritti di queste domande perché credo sia necessario anche rispetto all'amorosità, visto che c'è una relazione certificata e depositata che non stimava una sorta di gettito aumentato di 880 milioni, vorrei capire dove questa voce viene calcolata e inserita nelle componenti tariffarie e come mai appunto c'è questa sommatoria totale. Il Presidente aveva già dimostrato disponibilità a fornire dei dettagli, quindi ben venga in questo senso. E poi preciso che la domanda rispetto ai 300 e 600 è, facendo e ribadisco la domanda, una differenza 2020-2021, ci sono quei 600 milioni. Io vorrei capire come mai nel totale ne rimangono solo 300, perché alla luce del 2021 avrei avuto una differenza a questo punto, visto che quella è il totale su 4 anni, di essere sotto i 300 milioni, cosa che non mi sembra ragionevole ipotizzare. Quindi attendo ovviamente le risposte scritte. Benissimo, onorevole Crippa, dico, è ovvio che questa modalità di oggi non esiste più, nel senso che purtroppo lei ha avuto problemi con l'auto, io lo capisco, però non possiamo fare il botta e risposta in stile call. Quindi io ringrazio anche per la pazienza gli auditi e anche i colleghi commissari che ci stanno seguendo e chi ci segue anche in diretta. Chiedo quindi la memoria scritta a questo punto con più dettagli, l'integrazione. E vi ringrazio per la disponibilità. Ovviamente quello che vi chiedo è di averla nel più breve tempo possibile, in maniera tale che i commissari possano già subito prenderne atto. Quindi, Presidente e anche i suoi colleghi, io vi ringrazio e vi saluto. In tempi ragionevoli,
tenete conto che naturalmente tutti questi elementi richiedono una quantità di lavoro da parte degli uffici non trascurabile, quindi certamente... Benissimo, la ringrazio, chiudo la seduta, grazie.